ancora con la, come si può chiamare, con poggia sella sulla sella, in modo tale andare a fare un altro bel giro in moto. Oggi destinazione Colle del Livore. Quest'anno è già la seconda volta, un mesetto fa più o meno sono andato con degli amici. Oggi andiamo insieme io e Giuliana, insieme a Gabriele e Anna, che è qua davanti, sono qua davanti, e ci facciamo una bella giornata in un bel posto sicuramente. Vediamo se riusciamo appunto ad andare a vedere anche qualche cosa di più del Colle del Livore. Alcune cose da visitare, tipo le cascate del Noasca, che valgono sicuramente la pena di essere viste. E via, cominciamo il nostro viaggio di oggi. Abbandoniamo il lago, il nostro laghetto d'Orta, e dopo aver fatto rifornimento iniziamo a inoltrarci. Siamo a Romagnano Sesia, direzione verso Biella, e poi appunto faremo la serra, scenderemo Ivrea, e da Ivrea la parte che ci conduce poi al famoso Colle del Livore, la Valle dell'Orco, molto bella. E adesso stiamo attraversando appunto la serra, dalla parte bassa, che ci porterà da Biella ad Ivrea. Questa qua è una delle straclassiche dei motociclisti che vengono, come dire, a provare le proprie abilità su queste belle curve. Nel nostro caso andiamo tranquilli e quindi non abbiamo velleità di misurare il record. Dovete più leggeri, perché va bene. Allora, dopo aver fatto colazione prima di Ivrea, adesso riprendiamo il nostro cammino verso l'obiettivo del Colle del Livore. La serra bassa, lo dicevo prima, è proprio bella da fare in moto, ognuno con i suoi limiti e le sue ovvie e, diciamo, capacità, perché se no diventa anche pericoloso. Siamo quasi arrivati a Ivrea e adesso siamo a Pollengo e poi proseguiamo. Adesso ci stiamo inoltrando nella Val d'Orco, quella che ci accompagnerà fino in cima al Livore. Arriveremo a Noasca e faremo la prima tappa, che andiamo a vedere appunto la cascata di Noasca, che merita. Per adesso tutto bene, temperatura siamo sui 27 gradi, in alto sicuramente si starà decisamente con temperature più basse, e poi il ritorno vedremo, perché a pomeriggio sicuramente al rientro si supereranno senza dubbi 30 gradi, 32 e così via. Però per adesso temperatura ideale, si sta benissimo, va bene. Noasca, dovremmo fermarci così andiamo a vedere
la cascata di Noasca, tra 10 minuti siamo. Cascata. C'è che cascata. Dove? Cascata. È interrotto. Beh, qui adesso la vediamo così ed è stupenda. Ma il 26 giugno ve la ricordate com'era? Ne abbiamo avuto. Fantastico. Io sono venuto. Però passava il cuore. Qua eri comunque al cuore. Qua eri abbastanza sicuro. Era arrivare qua. Esatto. E andare via. Abbastanza sicuro. Riprendiamo il nostro viaggio da Noasca, che siamo andati a vedere appunto la bella cascata. Adesso tra poco, 5 minuti, arriviamo a Ceresole Reale, altro bel posto, che però non ci fermiamo all'andata, bensì andiamo direttamente fino al colle del Nivolé e poi al ritorno ci faremo un passaggio. Cerro, c'è traffico abbastanza intenso e c'è anche vento, abbastanza controllate da stare attenti, però pian piano. Di mucchi al pascolo, guarda che bello. Siamo la sorpresa dietro i vetri scuri, siamo la risata dentro il tunnel degli orrori, siamo la promessa che non costa niente, siamo la chiarezza che voleva molta gente. Che vi fa l'inchino, siamo la ragazza nel bel mezzo dell'inchino, siamo i trucchi nuovi per i maghi vecchi, siamo le ragazze nella sala degli specchi, siamo il culo sulla sedia, il dramma, la commedia,
il facile rimedio. Siamo l'arroganza che non ha paura, siamo quelli a cui non devi chiedere fattura. Eccoci qua, il famoso bel colle del Nivolè. Tanta, tanta gente oggi. Sempre uno spettacolo. Il sale della terra. C'è il mondo oggi. D'altronde c'è un posto bello e frequentato. Qui nel retro di bottega siamo le figure, dietro le figure siamo la vergogna che fingiamo di provare. Siamo il culo sulla sedia, la farsa, la tragedia, il forte sotto assedio. Siamo la vittoria della tradizione, siamo furbi che più furbi di così si muore. Siamo il sale della terra. Siamo il sale della terra. Siamo la freddezza che non ha paura, siamo quel tappeto steso sulla spazzatura. Siamo la Mont Blanc con cui ti faccio fuori, siamo la risata dentro il tunnel degli orrori. Siamo il sale della terra. Siamo sale della terra. Siamo il sale della terra. Siamo ecco qui colle del Divolè, fatto con Anna e Gabriele, e niente, adesso scendiamo e a Ceresole Reale vediamo se troviamo a mangiare un boccone, perché sono quasi le due e la fame comincia a farsi sentire. Oggi era davvero particolarmente affollato, però come dicevo prima, un posto quando è bello tutti vogliono ovviamente vederlo. I bici, e tanti di cappello a quelli che lo fanno in bici, chi è in moto, chi in macchina, vengono su centinaia, migliaia di persone e via. Sono tutte le mucche in pausa, ma ce ne sono altre, sono anche loro in pausa. Lago Cerro. It's time to say goodbye. And then we meet again. Yeah, this is not the end. It will come a day when we will find a way. Violins playing and angels crying. When the stars are lighted, I'll be there. Mangiato abbiamo mangiato, quindi a questo punto ripartiamo. Siamo ancora al lago di Ceresole Reale ed è stata una bella giornata.
con calma arriviamo a ritirarci verso casa. Per adesso godiamoci ancora l'ottima temperatura che c'è, perché sono sicuro che quando arriveremo in basso ci sarà da morire. Qui siamo ancora a 24 gradi, quindi è una temperatura direi favorevole per tante cose e si sta proprio bene. E quindi godiamoci insomma questo pezzo, in modo tale che poi quando arriveremo giù sappiamo che dovremo sopportare temperature ben più alte per arrivare poi a casa. Va bene, posti già detto e ribadito tante volte, sono davvero belli, ben tenuti, e vale la pena, almeno ogni tanto, quest'anno è già la seconda volta che vengo al Nivoli, però almeno una volta all'anno penso che sia una bella gita da fare, che merita insomma, non dispiace ripetere. E va bene, a più tardi. Dimenticavo di dire una cosa, adesso che ho cambiato la prospettiva dell'attacco della videocamera, quelli dietro, quelli che sono con la moto dietro, sono Gabriele e Anna. Ripassiamo da Noatzka, dove questa mattina abbiamo fatto il giretto alla cascata, che è molto bella, merita. Paiolo della polenta, no, quello è il paiolo per il formaggio. Siamo quasi a Ivrea, la temperatura è cambiata, vabbè, 31 gradi mi segna, e pensavo anche di trovare qualche grado in più, della verità, però fa caldino. E siamo al lago Sirio, che è il lago, il piccolo lago che c'è ad Ivrea, e adesso, al contrario di questa mattina che abbiamo fatto la Serra Bassa per passare da Biella ad Ivrea, oggi da Ivrea a Biella facciamo un pezzo della Serra Alta e poi ci fermiamo anche a bere qualcosa, perché fa davvero caldo e ci vuole un po' di idratazione. Bene. Siamo ben arrivati a Gattinara e stiamo appunto ormai rientrando, siamo quasi arrivati, e cos'altro aggiungere, è stata una bellissima giornata, sotto tutti i profili, dal punto di vista meteo, dal giro, dal luogo e ovviamente dalla bella compagnia con Gabriele e Anna, e ce la siamo presi giustamente con favore, con comodo, e ci siamo gustati tutto quello che c'era da gustarci in una gita a 360 gradi, che secondo me appunto vanno fatti così questi giri, per cui niente, questa è la conclusione di quello che è una giornata in moto al colle del Vivolè e guardandoci bene in giro, e boh, alla prossima.